un'azienda di 53 anni di storia alle spalle, è di Parma, quindi del territorio, ed è un'azienda a conduzione familiare. Sono in compagnia del dottor Gerry, amministratore delegato dell'azienda. Terra Ducali sta presentando una novità molto particolare a Cibus Connect. Dottor Gerry, buongiorno. Altrettanto buongiorno. Abbiamo presentato una novità particolare che è Strade Golose. Strade Golose è un progetto che abbiamo sviluppato su una gamma di prodotti dove quello che lei sta mostrando è un tipo di vaschetta innovativa che abbiamo fatto, dove le caratteristiche della vaschetta preformata, dell'affettamento a temperatura positiva, dunque non sotto zero ma sopra zero, ma soprattutto il posizionamento manuale della fetta, ha fatto sì di realizzare una vaschetta da 50 grammi ideale per il mercato nuovo, che è quello dello snack, il mercato del single, e dunque che ci sta dando tante soddisfazioni. Per quanto riguarda i vostri mercati, mercato italiano, come dicevamo, ma anche export. Assolutamente, l'azienda è nata appunto a Parma diversi anni fa e la crescita è stata sul mercato nazionale, ma quello che oggi ci sta crescendo maggiormente sono i mercati esteri. E quando dico esteri intendo da est a ovest, in quanto siamo stati la prima azienda italiana a portare i salami negli Stati Uniti, e quello che io adesso ho è il salametto Allegro, in questo caso al parmigiano reggiano, ed è stato il primo salame italiano ad arrivare sul mercato americano. Di lì anche tutti gli altri paesi, Nord America inteso come Canada, chiaramente Europa e Nord Europa, e adesso anche i mercati asiatici, dove stiamo sviluppando dei progetti, diciamo, di alta qualità con dei partner locali per operare in quello che è, diciamo, la premium, il segmento premium del mercato. Quindi tante novità a questo Cibus Connect. Dove possiamo rivedervi? Ci rivedremo a Tutto Food, ci rivedremo ai primi di maggio, ci rivedremo a fine maggio ad Amsterdam al PLMA, ci rivedremo a Los Angeles ai primi di giugno, a New York a fine giugno, ci rivedremo in ottobre a Lanuga, e poi dopo spero che mi vedano anche i miei a casa ogni tanto. Grazie allora e buon lavoro. Grazie altrettanto a lei.